Eccoci con il direttore sportivo qui dell'Indomita Pomezia. Andiamo subito a fare un commento innanzitutto sulla gara. Quindi un commento sulla gara ti chiediamo quest'oggi, com'è andata? Beh, come tutte le partite è stata una gara ostica, perché comunque questa è una classifica bugiarda per quanto riguarda il Casal Barriera. Io ho detto fortunatamente l'abbiamo portata a casa con un secco 3-1, ma il risultato non è stato così facile da ottenere oggi. È vero, infatti loro sono sicuramente in ottima formazione. Adesso facciamo un piccolo passo indietro, vuoi fare un commento magari sulla stagione, sull'andamento dell'Indomita in questa annata, secondo lei? Non è ancora finita, perciò diciamo fino adesso il nostro andamento è più che positivo, perché quello che ci siamo prefissati, in questo momento siamo quarti in classifica mi sembra, con 4 punti dal Villalba, e direi che è ottima al momento della stagione. E poi riusciamo con la matematica anche a ottenere la salvezza ancora meglio, perché questo è un campionato un po' particolare, fino all'ottavo posto c'è la possibilità di fare i play-out. Infatti mi ricordo che l'obiettivo iniziale era quello della salvezza, quindi per della adesso salvezza diretta, pieno... sì, diciamo noi siamo una realtà che è cresciuta in 3 anni in maniera molto positiva, diciamo, sotto questo punto di vista, ottenendo dei risultati che sono andati delle volte anche oltre le aspettative, ma che comunque come società ci aspettavamo. Senti, un'ultima domanda te la faccio, invece progetti appunto presenti, futuri della società. Allora, progetto futuro ve lo dico subito, ho qui vicino a me il direttore tecnico che è Marco Ridolfi, vieni Marco. Marco Ridolfi, diciamo che nel nostro ambiente è ben conosciuto, ho la soddisfazione che da 2 giorni a questa parte ha accettato il nostro invito di poter far crescere questa società, e io sono più che convinto che col suo apporto questa società crescerà sempre di più. Poi voglio passare la parola. Sì, una domanda la faccio pure a lui subito. Allora ti faccio subito una domanda. Innanzitutto, come hai trovato l'ambiente e cosa pensi che può portare la tua figura qui all'interno dell'Indomita? Beh, l'ambiente ho trovato, a parte lo conoscevo perché come Massimiliano siamo amici a prescindere dal calcio da più di 20 anni, quindi è stato facile trovare questo dualismo e questo corteggiamento sano, amichevole ma altamente professionale. La proprietà anch'essa la conosco da molti anni, so che persone sono e ho avuto la fortuna di fare delle esperienze, insomma, significative. E quindi voglio portare la mia esperienza insieme alla condivisione dello staff dirigenziale per far crescere questa società. Perfetto, allora guardi, vi faccio un in bocca al lupo per il tuo nuovo arrivo e ancora bravi per oggi. Grazie. Grazie.